Milano vicino all'Europa, Milano che vuole tornare a vincere, quale migliore occasione allora stasera contro la rivale di sempre, che come sempre però è pronta ad assestare il morso letale sulla fetta più grande e più succosa di Scudetto. È tutto pronto per Inter-Juventus, è tutto pronto per quella che tutta l'Italia vive come la partita decisiva per il campionato, per la Champions League, insomma per i destini di questa stagione. Quadrado, il pallone è messo in mezzo, attenzione, Douglas Costa, sinistro! Douglas Costa ha segnato la Juventus! È una fase a dir poco importante della partita, Vesino ha allungato il piede, ha il pestone proprio sulla caviglia dell'avversario, era Mario Manzo che c'è. Lo espelle. Chiama Vesino, sì, lo espelle. Espulso. Rosso diretto peraltro, vediamo. Candreva. Cerca il tiro dalla distanza! Buffon l'ha tolto dall'incrocio! Dall'incrocio! Sbuccia il pallone per Higuain che è lì, Skriniar e poi Matuidi, ferma tutto l'arbitro, no, ha concesso il gol, ha concesso il gol, annullato il gol e quindi calcio di punizione in cuore dell'Inter perché era in posizione di offside. Cancelo, il pallone in mezzo, Icardi, ha pareggiato l'Inter esattamente al minuto 7 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale a San Siro, ha pareggiato l'Inter. Palla dentro per Higuain, posizione regolare, Higuain, salta Andanovic, Spagna e Pipita, incredibile, entra in area di rigore, Perisic, il cross, la palla in mezzo, rete, ha raddoppiato l'Inter. Sfortunata la Juve adesso, ma a terra dal punto di vista fisico. Va lì! E Andanovic lo aspetta. Dybala prova a passare dentro ancora per Cuadrado entra in area, tiro deviato, Cuadrado, 2-2, 42 dalla linea di fondo, forse anche qui grazie alla deviazione, mette il pallone all'altezza del secondo palo alle spalle di Samir Handanovic. Questa partita, gentili ascoltatori, non finisce mai. Ora fischia Dybala, il traversone in mezzo, attenzione, con Vitesse alla rete, Higuain, la Juventus è in vantaggio, 3-2, Higuain! Esattamente, al minuto 44, nel corso del secondo tempo, la Juventus è passata in vantaggio col Pipita, la Juventus non muore, letteralmente, mai! Sono momenti, gentili ascoltatori, di un'emozione inarrivabile. I decibel emotivi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano sono saliti a vertici difficilmente riscontrabili nel corso di questa stagione. Dobbiamo dire che Inter e Juventus hanno dato uno spettacolo enorme stasera a Giuseppe Meazza di Milano. Parole sacrosante.